Allora, passerei la parola all'ambasciatore d'Armenia. Grazie, grazie professoressa Acioppi. E grazie a tutti voi, perché più della mia rabbia. Quest'ultima, che in inglese abbiamo detto last but not least, certamente, sessione di questa settimana. La grande la mia gratitudine va prima di tutto alla professoressa Macioletti per, ecco, io non mi stancherò mai a ripetere, per quell'utopia che adesso ormai si è compiuta, no? E era questa settimana così, davvero così ricca, direi dalla mia prospettiva sorprendentemente interdisciplinare. Credo, non so quando l'ultima volta in Italia si è parlato del trauma, del genocidio da una prospettiva psicoanalitica, oppure della microstoria sul genocidio, appunto come stamattina, della fiaba, per raccontare una civiltà che inevitabilmente nel suo locus non c'è più e non ci sarà più. Certo, ringrazio l'istituzione che ci ospita, che non soltanto ci sta ospitando, ci ha ospitati, ma che attivamente e coraggiosamente con noi ha implementato la trasformazione dell'utopia in qualcosa di estremamente concreto, appunto l'ICBSA, l'Istituto per la Conservazione dei audiovisivi. Sto perdendo qualcosa. Sono gli audiovisivi e anche l'Istituto per il Restauro, naturalmente i sociologi della Lega, cioè della Regione dell'Associazione Sociologica Italiana. Ecco, mi ricordo questo, credo che fosse ieri mattina. L'altro ieri mattina, questo dibattito sulla storia e le storie sul genocidio, in cui c'era quest'ultima parte, delle testimonianze della famiglia Aslan e della famiglia Urugian, cioè la professoressa Urugian dell'Università di Bologna, la quale leggeva una serie di lettere, questo rapporto epistolare fra la famiglia e i figli, la famiglia che resideva ancora a Kharkov nella Armenia storica, e i figli che studiavano a Venezia. Emergeva davvero, questo rapporto epistolare arriva fino a marzo 1915 e poi riprende nel 1918, soltanto con una sopravvissuta che scrive appunto ai fratelli. Emergevano due cose: l'importanza dell'istruzione da un lato, e dall'altro lato la resilienza di quella famiglia. Bene, la professoressa Urugian introduceva dicendo che sono testimonianze appunto di una civiltà che, come dicevamo prima, è irrimediabilmente cancellata, perché ecco, io non immagino un rinascere della stessa civiltà nello stesso luogo. Questo in qualche modo non è il compimento di un genocidio, che non è soltanto l'eliminazione fisica di appartenenti a un gruppo etnico, religioso, linguistico, ma è la cancellazione totale della civiltà. No, è quel delitto della lesa umanità in cui, certo, viene lesa l'umanità della vittima, ma anche del carnefice, l'umanità intera viene lesa. Bene, la favola sicuramente è quel fil rouge che tiene in qualche modo vivo, no, vibrante, la vita di una civiltà, perché racconta l'albero identitario, non soltanto in termini simbologici. Io non vorrei fare un'invasione di campo, professoressa Der, ma mi creda, ho scoperto solo stamattina il rapporto tra quella favola, quella fiaba che abbiamo, che la professoressa
Del re. Aleppo era un viaggio sicuramente per me, almeno per me, verso la mia infanzia, ma anche il rapporto con, no, con il concetto della serendipity è stata una scoperta. Ecco, volevo dire questo, che certo raccontare la resilienza, la rinascita, no? La risposta di civiltà a un genocidio, quella arena è stata una risposta davvero di civiltà. Sono molti i casi in cui fuggendo al genocidio, le sopravvissute soprattutto, le donne, salvano i libri. Ce n'è una risposta in questi giorni al Vittoriano, alla mostra Armenia Popolo dell'Arca, dove noi raccontiamo appunto in quel quadro delle commemorazioni del genocidio, raccontiamo la civiltà armena, l'attentato alla civiltà armena e i 20 secoli di presenza delle comunità in Italia. Bene, c'è questo episodio in cui due signori in fuga dal genocidio decidono di salvare un'unica cosa, il Vangelo di Mush, che è un manoscritto in pergamena, pesa più di 30 kg, e però questa è in qualche modo la risposta. È la risposta della reazione, la nostra reazione a un'azione genocidaria. Bene, non vorrei prescindere allo stesso tempo, so che sto abusando della nostra pazienza, non vorrei prescindere allo stesso tempo dallo spendere alcune parole su quella che è stata la generazione probabilmente dei letterati post-genocidari e le tre figure più importanti a mio avviso sono William Saroyan. William Saroyan è uno scrittore nato in California che ha un cognome armeno, non scrive mai in armeno, ma si sente profondamente armeno, anche la sua opera è profondamente armena, la sua opera letteraria. Saroyan vince l'Academy Award, vince un Pulitzer, e probabilmente la più importante sintesi della sua visione di quella generazione, la prima, la seconda generazione dopo il genocidio, lo esprime in un paio di righe. Dice: io appartengo a un popolo la cui gente è stata massacrata, è stata cacciata, no, dal locus, dal luogo di appartenenza dove per 3.000 anni hanno creato, hanno vissuto, la cui letteratura ormai non è letta, le cui istituzioni sono state bruciate, le cui chiese non esistono più. E dice: io vi sfido di cacciarci un'altra volta nel deserto, un'altra volta di massacrarci. E quel giorno in cui due armeni poi in un angolo del mondo si incontreranno, una nuova Armenia nascerà. E prosegue dicendo: in qualche modo continueremo a cantare, a danzare e a creare. E ecco, sicuramente questo è stato il messaggio della seconda generazione, penso, la prima generazione non, quasi sempre non ha parlato, se non saltando una generazione e parlando ai nipoti del genocidio. Bene, oggi che stiamo concludendo, no, questa settimana, io credo che, ma è forse troppo ambizioso stamattina, in qualche modo cercare di arrivare al bottom line, ma credo che da un lato la risposta più efficace e più eclatante a quella intenzione genocidaria di 100 anni fa è la rinascita della Repubblica e l'esistenza della Repubblica e sono i suoi successi e il fatto che la Repubblica d'Armenia oggi contribuisce alla sicurezza internazionale ed è estremamente attiva proprio in quella lotta alla prevenzione dei genocidi. La mia patria è stato il primo paese che ha denunciato l'anno scorso il massacro degli Yazidi sul monte Sinjar,
che assomiglia così tanto alle vicende, no, dei 40 giorni di Musa di Franz Werfel. E allo stesso tempo noi in questa settimana in qualche modo abbiamo replicato nel nostro modo la risposta di 100 anni fa dei sopravvissuti al genocidio attraverso gli strumenti della cultura. E per questo torno appunto a ringraziare la professoressa Maciotti perché ci ha guidati appunto sia in termini metodologici che tematici nella costruzione e nella conduzione di questa settimana. E ringrazio tutti voi per la vostra presenza, la pazienza, l'attenzione e la curiosità. Ecco, tutto questo in qualche modo va a corrodere quel male fondamentale che Gramsci nel 1916 indicava per la prima volta, scrivendo sul genocidio armeno in un articolo pubblicato dal Grido del Popolo, era un quotidiano di Torino. Corrode l'indifferenza. Ecco, se l'ultimo atto di un genocidio è il negazionismo e la negazione del genocidio, e il primo atto di un genocidio è la demonizzazione di un gruppo come tale, ecco, fra il negazionismo e la demonizzazione c'è la palude dell'indifferenza. Noi sappiamo che questa settimana abbiamo contribuito appunto a colmare quella palude dell'indifferenza. Per questo vi ringrazio a tutti. Grazie. Ma avevo dimenticato una cosa che vorrei tanto dirvi, che questa settimana non finisce qua naturalmente, perché avrà onde lunghe, come si dice. Una di queste onde lunghe la troverete qua dentro, perché noi daremo tutte le videoregistrazioni che ha fatto con grande fatica e grande abnegazione la nostra amica Angela Cannizzaro durante tutte le giornate, daremo copia all'Istituto Centrale dei Beni Sonori Audiovisivi. Quindi chiunque vorrà ripercorrere questo sentiero potrà farlo oggi, domani, dopodomani, a lungo. Grazie. Grazie ancora. Ecco, forse come epilogo dobbiamo parlare di un nuovo inizio, o di una nuova iniziativa. Il 9 aprile, appunto, si prosegue questa volta con gli sforzi appunto della comunità armena di Roma, questa conferenza che racconta il genocidio da una prospettiva del diritto internazionale, della prospettiva della prevenzione dei genocidi, che si terrà al Campidoglio. Credo che la comunicazione sia già in qualche modo in rete, con l'intervento appunto di giuristi e di attivisti dei diritti umani. Questo sarà anche un anno, ecco, io ieri stavo curiosando in questa lista degli eventi organizzati dalla comunità armena in Italia, dalle istituzioni assolutamente non armene, dalla società civile, dalle istituzioni pubbliche anche, dall'ambasciata anche. Beh, c'è più di un centinaio di eventi quest'anno. C'è ancora appunto la mostra aperta fino a metà maggio al Vittoriano. Sicuramente non esiste un catalogo, vero? Il catalogo è stato pubblicato, è uscito 3 giorni fa. Si trova credo, non c'è, l'ho chiesto, no, ci sarà già la prossima settimana e ci dovrebbe essere, altrimenti sarà nostra cura. Oh, grazie, mi fa molto piacere. Anche perché volevo dire che anche io farò un piccolo seguito in quanto farò una recensione del libro della professoressa Maciotti, che io una piccola rivista. Ma noi ci vediamo spesso. Quindi diciamo che grazie. Anche io mi opererò. Grazie. Ecco, racconteremo appunto alla Biennale quest'anno di arte contemporanea a Venezia, la guida della Adelina von Fürstenberg, la reazione dell'arte armena, no, al trauma, la produzione artistica dopo il trauma, con 19 artisti della diaspora. Anche questo deve essere davvero uno di quegli eventi globali che ospita l'Italia
che sicuramente saranno appunto fondamentali in questo racconto, nella, nel, appunto, nella risposta con gli strumenti culturali. Certo è che quest'anno parleremo anche di Arshil Gorky. Arshil Gorky che, ecco, è in qualche modo il primo Levi armeno per la sua reazione al trauma e la non soluzione del suo trauma. Ecco, di nuovo vi ringrazio davvero tutti per la vostra, il vostro contributo appunto a corrodere la palude dell'indifferenza. Grazie. Siamo pure vedenti, siamo anche 10:30, perfetto.